Il terzo anello, Damasco, con Luciano Canfora. Sono Luciano Canfora e mi occupo di storia, anche di storia del pensiero antico e moderno, soprattutto antico. Storia e storia del pensiero, queste due cose sembrerebbero piuttosto lontane. Noi oggi leggeremo un paio di pagine dal diario di Benedetto Croce, il diario di un periodo molto delimitato della sua vita, intitolato questo diario Quando l'Italia era tagliata in due, e questo vuol dire che si tratta del periodo 1943-44, quindi un periodo molto duro della nostra storia nazionale. Croce, personalità di grandissimo rilievo, studioso di storia innanzitutto, oltre che pensatore in proprio, annota nel suo diario vicende, impressioni, novità di quei mesi decisivi della storia del nostro paese. Ho scelto questi brani sui quali attrarre l'attenzione perché essi hanno avuto una certa importanza nel mio lavoro. Per dirla in brevissimo, possiamo sintetizzare così che l'uno dei due brani è un bel viatico per affrontare il cosiddetto revisionismo storiografico, e l'altro affronta la questione dell'uccisione di Giovanni Gentile, cioè un filosofo, amico più giovane di Croce di qualche anno, impegnato col fascismo dall'inizio alla fine, ucciso dai partigiani a Firenze il 15 aprile del 44. E Croce commenta la sua morte, di cui ha notizia nel modo appunto che viene narrato nel diario. C'è un rapporto fra queste due pagine, non solo dovuto al fatto che si tratta di eventi vicini nel tempo, ma anche perché comportano tutte e due la questione del fascismo nella storia d'Italia e del giudizio storico sugli artefici di quella esperienza. Revisionismo storico è qualche cosa con cui si ha a che fare molto spesso, da anni e anni se ne parla. Aver incontrato quella pagina crociana mi è stato dilettevole perché è anche molto ironica, mette in guardia dai disastri cui può portare la volontà di riscrivere la storia senza averne basi sufficienti, senza avere documenti nuovi, il revisionismo per partito preso. E l'altra pagina, quella che riguarda Gentile, ha ugualmente un rilievo durevole, e cioè l'impegno dell'intellettuale nella vita politica, fino a lasciarci la vita, e dall'altro lato la legittimità di un attentato contro un intellettuale, cioè contro una persona che non è immediatamente combattente. Ecco, come vedete, sono temi drammatici, incandescenti. Per dirla tutta, soggiungiamo che l'uccisione di Gentile è stata, io ne ho memoria delle polemiche dalla mia più remota infanzia, è stato il cavallo di battaglia di coloro che dopo la caduta del fascismo contrastavano, combattevano ciò che era venuto dopo il fascismo, quindi criticavano la resistenza contro il fascismo, criticavano la Repubblica, la Costituente, e un atto d'accusa era: avete ammazzato un filosofo. Filosofo che non andava in giro armato, non ammazzava lui i nemici della Repubblica di Salò, e invece è stato vittima di un attentato. Quindi era un episodio, quello della morte drammatica di Gentile, su cui la polemica era continua. La pubblicistica neofascista è sempre stata virulenta su questo punto. E io sono sempre stato attratto dal bisogno di andare a fondo, di leggere approfonditamente quella vicenda. Poi mi è capitato anche di scrivere un libro su quella vicenda. L'ho studiata, ho visto molti documenti e mi sono fatto un'idea, che trova qualche conferma in questa pagina di diario. 2 dicembre. Ho aspettato ieri e oggi un amico da Napoli che mi informasse dell'andamento delle cose, ma nessuno è venuto. Riflettevo stamane che quasi da nessuno si parla più del Mussolini, neppure per imprecare contro di lui. La stessa voce che di tanto in tanto circola che egli sia morto comprova che è veramente morto nell'anima di tutti. Anche a me di rado sale dal petto alcun impeto contro di lui al pensiero della rovina a cui ha portato l'Italia e della corruttela profonda che lascia in tutti i rami della vita pubblica.
persino nell'esercito, persino nei carabinieri. Né per niun conto so risolvermi a scrivere della sua persona, non solo oggi, ma anche trasferendomi con l'immaginazione in un tempo più calmo e di ravvivate speranze. Ma pure rifletto talvolta che ben potrà darsi il caso, e anzi è da tenere per sicuro, che i miei colleghi in istoriografia, li conosco bene e conosco i loro cervelli, si metteranno a scoprire in quell'uomo tratti generosi e geniali, e addirittura imprenderanno di lui la difesa, la Rettung, la riabilitazione, come la chiamano, e forse anche lo esalteranno. Perciò mentalmente mi indirizzo a loro, quasi parlo con loro, colà, in quel futuro mondo che sarà il loro, per avvertirli che lascino stare, che resistano in questo caso alla seduzione delle tesi paradossali e ingegnose e brillanti, perché l'uomo nella sua realtà era di corta intelligenza, correlativa alla sua radicale deficienza di sensibilità morale, ignorante di quella ignoranza sostanziale che è nel non intendere, non conoscere gli elementari rapporti della vita umana e civile, incapace di autocritica al pari che di scrupoli di coscienza, vanitosissimo, privo di ogni gusto in ogni sua parola e gesto, sempre tra il pacchiano e l'arrogante. Ma egli, chiamato a rispondere del danno e dell'onta in cui ha gettato l'Italia, con le sue parole e la sua azione, e con tutte le sue arti di sopraffazione e di corruzione, potrebbe rispondere agli italiani come quello sciagurato capopopolo di Firenze, di cui ci parla Giovanni Villani, rispose ai suoi compagni di esilio che gli rinfacciavano di averli condotti al disastro di Montaperti. E voi perché mi avete creduto? Il problema, che solo è degno d'indagine e di meditazione, non riguarda la personalità di lui, che è nulla, ma la storia italiana ed europea, nella quale il corso delle idee e dei sentimenti ha messo capo alla fortuna di uomini siffatti. Quando la radio tedesca annunziò la sua liberazione e il suo ritorno all'azione politica, rimasi indifferente, perché egli prese in me la figura di un fantoccio di pezza che ha perduto la segatura della quale era imbottito e pende e si ripiega floscio. Partiamo però dal problema più generale, cioè quello del revisionismo. La pagina crociana è molto ironica, si apre con una constatazione: siamo al 2 dicembre del 1943, Mussolini è caduto il 25 luglio del 43, è stato arrestato per ordine del re, portato al Gran Sasso d'Italia, la sua detenzione è stata una detenzione un po' da operetta, i tedeschi che hanno occupato dopo l'8 settembre buona parte del paese lo liberano con fin troppa facilità e lo portano prima in Germania e poi lo insediano a Salò, vicino Brescia, dove si forma un governo repubblicano fascista in contrasto con quel poco d'Italia che non è controllato dai tedeschi, dove ci sono le truppe anglo-americane, il famoso Regno del Sud, che all'origine era costituito semplicemente dalle quattro province pugliesi con il re a Brindisi, e mentre la Sicilia era sotto occupazione alleata, ma appunto costituiva un puro e semplice territorio di occupazione. Il 2 dicembre del 43 Croce riflette che ormai non si parla più del Mussolini neanche per imprecare contro di lui, considerazione un po' eccessiva perché questo è vero fino a un certo punto, è chiaro che la propaganda di Salò cominciò a farsi sentire molto presto e quindi del Mussolini si tornò a parlare. Ma la sua osservazione più rilevante è quella che un domani, e gli dice, gli storici avranno il desiderio di capovolgere la valutazione che si dà di questo uomo a caldo, quando ormai la rovina d'Italia, determinata dalla sua scelta di portare il paese in guerra, era sotto gli occhi di tutti. Ma un domani, lui dice, gli storici saranno presi dal desiderio di scoprire in quell'uomo tratti geniali e addirittura intraprenderanno la di lui difesa. Scherzosamente dice: i miei colleghi in storiografia li conosco bene, conosco i loro cervelli, i loro difetti. Saranno presi da questa idea che capovolgere un giudizio fondato sia la maniera per attrarre lettori, per fare opera nuova. E allora egli preferisce
avvertirli ora per allora che non si facciano prendere da questa seduzione, come si esprime, perché, e spiega, perché l'uomo, Mussolini, nella sua realtà concreta era persona modesta, come lui scrive, di corta intelligenza, correlativa alla sua radicale deficienza di sensibilità morale, mancanza di sensibilità morale, di quella ignoranza sostanziale che è nel non intendere, non conoscere gli elementari rapporti della vita umana, incapace di autocritica e senza scrupoli di coscienza, vanitoso, privo di gusto fino al pacchiano. Questo ritratto di Mussolini è ovviamente un ritratto estremamente limitativo che pone l'accento su alcuni elementi, alcuni facilmente comprensibili, per esempio la mancanza di sensibilità morale, la ignoranza sostanziale, cioè il fatto che non fosse un uomo di una particolare cultura o formazione intellettuale, era stato per pochissimo tempo della sua vita maestro nelle scuole elementari, poi aveva fatto politica e basta, aveva fatto politica per tutta la vita, prima nell'estrema sinistra socialista e poi con il suo movimento dei fasci di combattimento e poi con il partito fascista. Ma uomo naturalmente rotto ad ogni ritrovato della politica. L'altro elemento, oltre la mancanza di sensibilità morale e la scarsa preparazione che Croce mette in luce, è la incapacità di autocritica, pari alla mancanza di scrupoli, e questo è un punto importante, credo che Croce veda bene questo elemento. Una delle virtù del politico dovrebbe essere proprio la capacità di autocritica, cioè di prendere atto di uno sbaglio e cambiare rotta, e noi sappiamo che invece nel caso del fascismo italiano le due grandi occasioni mancate che hanno portato alla rovina il regime ma anche il paese sono state accodarsi alle scelte dell'alleato più forte, sia per quel che riguarda le persecuzioni razziali, sia le leggi del 38, sia per quel che riguarda la cosa che poi ha segnato la tomba dell'esperienza fascista, oltre che la rovina dell'Italia, e cioè l'entrata in guerra nel 1940. Una guerra che soltanto appunto una corta intelligenza o poca conoscenza della realtà economica e militare del pianeta poteva ritenere potesse essere una guerra vincente. Bastava calcolare la produzione di acciaio della grande potenza americana o dell'Unione Sovietica o la forza ancora intatta dell'impero coloniale inglese per capire che contrastare queste grandi potenze significava probabilmente andare incontro ad una sconfitta. Vanitoso, e questo ovviamente è un tratto che è comune a tantissimi politici, non sarà il caso di farne una caratteristica peculiare. In questa valutazione ovviamente colpisce la notazione che Croce mette in prima posizione, mancanza di sensibilità morale, e questo però potremmo osservare si espone ad una critica, e cioè il fatto che intanto nello stesso pensiero crociano l'etica e la politica sono su due piani non coincidenti, e tutta la tradizione post-machiavelliana consiste esattamente nella separazione di campo tra quello dell'etica e quello della politica. Insomma, nella valutazione che Croce dà, felicemente scritta, del personaggio Mussolini per preavvisare gli storici del futuro che non si lascino andare al revisionismo, in questa valutazione complessiva ci sono elementi di forza notevolissimi, validi, e elementi più generici, come per esempio questo richiamo alla scarsa sensibilità morale o alla vanità. L'altra figura di rilievo del regime fascista repubblicano era stata appunto Giovanni Gentile. Giovanni Gentile, accanto a Croce per tanti anni nella rivista La Critica e nella lotta anche contro il positivismo, per il rinnovamento della filosofia italiana, è una figura che meriterebbe un'attenzione più approfondita perché si riesca a capire bene la sua vicenda. Non è male dire che, diversamente da Croce, è una persona di umili origini, non viene da un aceto benestante, viene dalla Sicilia, da Castelvetrano, si avvicina alla Napoli di Benedetto Croce, diventa professore universitario mentre Croce ha lasciato da parte ogni aspirazione a carriere universitarie,
non ne aveva alcun bisogno, ed è entrato nel vivo dell'azione politica sulla scia di Croce, diventando ministro dell'istruzione esattamente nel primo gabinetto Mussolini, peraltro in sintonia con Croce. Il fascismo lo ha messo da parte ad un certo momento perché egli era considerato anticattolico, egli ha fondato per parte sua l'Enciclopedia Italiana, ha curato con grande affetto la Scuola Normale di Pisa, quindi ha trovato altre risorse, diciamo così, rispetto alla sua fuoriuscita dalla prima fila della politica. Torna alla politica con il discorso in Campidoglio del 24 giugno del 43, poco prima della caduta di Mussolini, e soprattutto con la scelta di aderire alla Repubblica Sociale Italiana diventando il presidente dell'Accademia d'Italia. Questo determina da un lato un rigurgito di odio contro di lui dei fascisti estremisti che vedono in Gentile pur sempre colui che dopo il 25 luglio ha avuto grandi esitazioni, quindi quasi un traditore, e dall'altro la reazione della resistenza antifascista dei gruppi partigiani che rimproverano a questo intellettuale di prima grandezza di aver regalato al fascismo repubblichino, come si diceva polemicamente all'epoca, la propria personalità. Per giunta Gentile si espone più e più volte pubblicamente, fra l'altro in un discorso che tiene a Firenze poco dopo l'esecuzione capitale di alcuni partigiani, e in questo discorso rivendica la giustezza, e siamo ormai nel marzo del 1944, della rinnovata alleanza con la Germania. L'attentato contro di lui, di un gruppo di quattro gappisti, avviene il 15 di aprile del 44. Egli viene colpito a colpi di pistola mentre è nella sua automobile, è portato con una corsa inutile all'ospedale di Firenze, a Careggi, dopodiché si constata la sua morte, e singolarmente di questo però la radio non dà notizia. Questa è una vicenda sulla quale, come ho detto in principio, c'è ancora molto da scavare. Le testimonianze dei contemporanei sono importanti, è importante in particolare quella di Croce, il quale nella pagina di diario del 17 aprile, due giorni dopo, dice che quella mattina egli ha avuto notizia della morte del suo ex amico Gentile, perché è venuto a trovarlo da Capri un amico di nome Brindisi, il quale nel battello ha sentito che a Firenze è stato ucciso Gentile. La notizia è stata confermata poco dopo da Radio Londra, quindi ci sono due giorni dall'attentato alla notifica per radio in cui l'autorità della Repubblica Sociale non diffonde questa notizia, che ovviamente sul piano propagandistico ha un grande rilievo, l'attentato contro questa grande personalità. 17 aprile. La mattina, a prima ora, è venuto da Capri il buon Brindisi a discorrere con me di quanto sta operando colà come sindaco, molto zelante. E nel mezzo del discorso mi ha detto di avere udito nel battello che il Gentile è stato ammazzato in Firenze. La notizia, purtroppo, è stata poco dopo confermata dalla radio di Londra. Tale la fine di un uomo che per circa 30 anni ho avuto collaboratore e verso il quale sono stato sempre amico sincero, affettuoso e leale. Ruppi la mia relazione con lui per il suo passaggio al fascismo, aggravato dalla contaminazione che egli fece della filosofia con questo, e perciò nella rivista La Critica non lasciai di combattere e ribattere molte delle cose che egli veniva asserendo in oltraggio della verità. Ma pur sentendo irreparabile la rottura tra noi e, d'altra parte, essendo sicuro che in un modo o nell'altro l'artificioso e bugiardo edificio del fascismo sarebbe crollato, io pensavo che in questo avvenire mi sarebbe spettato, per il ricordo della giovanile amicizia, provvedere, non potendo altro, alla sua incolumità personale e a rendergli tollerabile la vita col richiamarlo agli studi da lui disertati. E già nell'agosto scorso mi dolsi di una lettera di rimprovero che il nuovo ministro dell'istruzione gli aveva pubblicamente diretta e raccomandai di procedere verso di lui con temperanza e fargli consigliare da qualche comune amico, poiché si avvicinava il tempo del suo collocamento a riposo, di anticiparlo con spontanea sua domanda. Poi accadde quel che accadde. L'Italia fu spezzata in due
Di lui seppi che aveva accettato di presiedere l'Accademia d'Italia e stava molto in vista nella Repubblica fascistica, tenendo discorsi a questa intonati, dei quali mi fu ridetto qualche tratto dei più violenti. Non si sa nulla degli autori né delle circostanze della sua morte, ma la Radio Londra, che l'ha definita giustizia e ha aggiunto severi commenti sull'uomo, ha fatto scoppiare in pianto Adelina, che l'ascoltava e che ricordava lui nei primi tempi del nostro matrimonio, bonario uomo e amico, da noi accolto a festa quando veniva a Napoli, nostro ospite. Cosa c'è dietro questa vicenda? Croce scrive nel suo diario: non si sa nulla sui responsabili. Effettivamente, ancora oggi noi sappiamo chi ha eseguito l'attentato, ma siamo piuttosto confusi nel capire da qual parte è partita l'iniziativa di questo attentato. Si potrebbe dire, un filosofo nella guerra civile, un filosofo travolto nella guerra civile, è vittima di forze più grandi di lui. Nella fattispecie, per dirla in sintesi, si potrebbe dir questo. Certamente Radio Londra esulta per l'uccisione di Gentile, come dice Croce, ha avuto parole durissime nei suoi confronti, e Radio Londra appoggia, sul piano appunto della comunicazione radiofonica, l'azione dei partigiani. Le formazioni partigiane, attraverso i loro organi clandestini, rivendicano questo attentato. E tuttavia c'è una testimonianza di origine fiorentina, vicinissima agli ambienti decisivi del fascismo repubblichino di Firenze, che dà altra versione, cioè mostra un dato: che prima dell'attentato, negli ambienti del fascismo estremista fiorentino, già si sapeva che ci sarebbe stato questo attentato. Questa è la faccia sconcertante di quell'episodio. Un potere come quello del fascismo fiorentino, ancora molto forte, sa che sta per essere colpito un esponente non amato, non molto amato, del regime, e lascia che l'attentato avvenga. Ai tempi nostri questa si è chiamata strategia della tensione, quando appunto apparati dello Stato o hanno propiziato degli attentati o hanno lasciato fare, sapendo che ci sarebbero stati. La strategia della tensione è una formula nostra, dell'esperienza nostra. Quando io ho letto questo diario l'ho avuta in mente, la strategia della tensione, come uno dei veicoli tipici di un potere politico ramificato, inquinato, che riesce non soltanto ad agire, ma a giovarsi delle azioni altrui. Gentile non era certamente persona amata dal fascismo repubblichino, e quindi la sua liquidazione poteva anche far comodo ai torturatori, per esempio della banda Carità, contro cui lui protestava ogni giorno. Ma per i partigiani era importante questo attentato, che dimostrava la forza della resistenza, capace di colpire in altissimo il regime della Repubblica Sociale. La strategia della tensione in questo caso si spiega, perché il contraccolpo propagandistico ovviamente fu grande. Poté essere lungamente battuto il tasto: voi ammazzate persone degnissime, la vostra dunque non è una lotta degna, è una lotta inquinata da attentati indifendibili. E questo argomento, sbagliato, è stato brandito non soltanto durante quei mesi a lungo, ma dopo. Come dicevo in principio, questo è un episodio sul quale non si è mai spenta la polemica di parte neofascista contro la resistenza. Ancora una volta, in questa vicenda che abbiamo rievocato attraverso il diario di Croce, il tema che si pone al centro è l'incontro difficile, la lontananza fatale tra morale e politica. Il ruolo dei grandi, delle personalità, e il ruolo degli umili. Come dire, le 4-5 letture che abbiamo fatto, a partire da Machiavelli, capitolo 18 del Principe, e poi che cos'è una rivoluzione, cos'è una rivolta, e poi Tolstoi, qual è il ruolo dei grandi e qual è il ruolo delle masse, e poi infine, quasi a concludere, Benedetto Croce, che solleva dinanzi alla figura discutibile, modesta intellettualmente, del Duce, la questione scarsa sensibilità morale, e al tempo stesso si trova però dinanzi ad un attentato nel quale morale e politica ancora una volta purtroppo si sono divaricate.
Damasco con Luciano Canfora, a cura di Cettina Flaccavento, collaborazione di Mariangela Spitella, il terzo anello @rai.it.